zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio di aggiornamento, ovvero questo video doveva essere fatto ieri, ma alla fine lo sto facendo oggi. Questo video è inerente a quello che ho trattato nell'altro video, che non si è sentito nulla. Spero che questa volta si senta bene. Dunque, se non dovesse essere così, lo rifaccio sto video, non importa, purché riesca bene. Allora, ho il microfono come l'altro giorno, quindi speriamo che vada tutto per il meglio. Allora, siccome che stavo cercando di parlarvi un po' della mia, come dire, della mia situa, e quindi volevo aggiornarvi un po' che finalmente sto riuscendo a fare tanti video, ma con questo non include che non devo fare altro, che non devo fare solo video, ma fare anche altre cose. Comunque, niente ragazze, era per dirvi che alla fine mi sa che il video è nullo, nel senso che non ha nessun significato, perché non sono riuscita a... Sì, l'ho registrato, ma l'audio era mozzato, ovvero non si sentiva quasi niente, per non dire addirittura nulla, quindi non è servito a niente fare quel video. Alla fine lo sto rifacendo, ma non dico più le stesse parole identiche, parole che ho detto lì. Allora, innanzitutto ci tenevo a precisare che sto bene così, ho una piccola, piccola, più che altro, ho come posso spiegarmi, insomma. I miei soldini, sto bene così, non so quante volte l'ho detto, ma non ho bisogno di fare solo sempre YouTube, ma me la cavo anche con le mie cose, quindi nel senso che sto bene così. Non voglio dire di cosa si tratta, ma penso che l'abbiate già sentito in altri video. Non voglio sbottonare troppo qua su YouTube, perché poi la gente tende sempre sempre a fraintendere, e sta cosa a me non mi va, quindi non mi voglio sbottonare troppo. Sbottonare nel senso buono e composto, che voglio dire sbottonare nel senso che non voglio dire troppe cose mie che poi chissà dove vanno a finire, quindi no, non mi sta bene che devo dire troppe mie verità, quindi alla fine va a finire che faccio altri tipi di video. Quindi spero che questi video vi piacciono, video vlog, video passeggiata per Palau, oppure video, che ne so, ASMR, un po' di tutto ci uscirà fuori. Non so se farò video di cucina, ma proverò a fare video di cucina. Non vi prometto niente, perché poi alla fine vi posso, non dico, molte dicono: ehi, tu annoi, tu qua, tu là. Non parlo dei miei iscritti stessi, ma degli haters. E vabbè, siamo fatti, quindi non ne voglio parlare, perché poi gente dice: tu te fai qua, tu qua là, vabbè. Tu fai qui, tu fai là, nel senso, non so se mi spiego bene. Che non è vero, non leggete nessun commento negativo, ragazze, sapete perché non leggete più nessun mai nessun commento negativo? Perché io li, vabbè, avete capito, li cancello, li elimino, perché non mi interessa. Non mi interessa, ragazza, cosa vi devo dire? Se una cosa mi viene detta perché o sono odiata o non lo so che cosa hanno in mente queste povere persone frustrate, perché la frustrazione porta a tante cose, a far male psicologicamente le persone che non ti stanno facendo nulla, e quindi la frustrazione ti porta anche, perché no, a rompere le palle agli altri. Non si può dire, ma io l'ho detto, a rompere agli altri, vabbè. E niente, ragazze. Io adesso non so se continuare il video vlog, o se continuare con, che ne so, uscendo in giro per Palau, boh, non ne ho idea. Sinceramente volevo farmi una passeggiata per Palau, ma non ho idea di cosa fare, boh.
Peccato che non mi potete, non è che non potete rispondere. Prima di rispondere devo montare il video e poi pubblicarlo qua su YouTube. E nulla. Quindi, ragazze mie, adesso che si fa? Vado a fare altri video, dai. Però prima di tutto voglio salutare con questa breve notizia, che non è una notizia più che altro, ma volevo dirvi che dopo questo video volevo fare un video make-up, ma il make-up mi sa che ormai l'ho bandito da qualche po' di tempo. Boh. Già. E nulla. Non so perché voi dite cambia argomenti, non fare sempre gli stessi argomenti. È vero, sono d'accordo con voi. Scusate se guardo da quella parte, ma sto guardando di qua l'orario, ovvero non l'orario, il tempo che ci sto mettendo a registrare e la registrazione, appunto. Spero che non sia troppo lungo questo video. Comunque, sì, ci tenevo a precisare che. Questo video spero che vada bene per tutti voi. Che vi piaccia, più che altro. Non dico che vi possa essere chissà quanto simpatico questo video, ma più che altro che vi abbia fatto compagnia. E nulla, questo è quanto. Già. Ok. Aspetta, sono un secondo, voglio vedere una cosa. No, di qua non si può vedere. Allora sono le 10:11 minuti, va bene. Scusate un po' per il dito della telecamera, ma devo guardare che ora era, va bene? Nulla. Ok. Nulla ragazze, io adesso penso che mi accingo a mettermi un po' di musica o qualcosa, perché non voglio che poi, non lo so, non riesco a uscire fuori di casa, perché nel senso che volevo uscire a fare una passeggiata, ma mi è successa una cosa poco bella, non voglio dire di cosa si tratta, quindi evito di dirla, perché, non lo so. Non riguarda i social network, riguarda più che altro. Non lo voglio dire, ragazze, non me la sente, ragazze. Abbiate pazienza, ma è così. Non riguarda la mia famiglia, non vi preoccupate, ma riguarda me. Quindi nulla. Beh, dai, ragazze, io non so se voglio lasciarvi di qua, cioè se voglio chiudere qua il video o cosa. Boh, vabbè. Sto pensando a cosa voglio, va bene, intanto ci penso stop, se no veramente vi annoio. E nulla, mi trovate in camera, quindi adesso penso che veramente non lo so se voglio chiudere o cosa, non ho idea. Però con queste sopracciglia così non posso stare, quindi mi do una bella aggiustatina. Già. Mi devo dare una aggiustatina con questi. Sì. Con questi due, vedete, uno è il pettinino che l'ho già mi sono già pettinata le sopracciglia, ma non ridefinite, vabbè.
Andiamo in bagno. Non so neanche io dove metterli. Beh, vabbè. Non lo so veramente dove mettervi. Allora, aspettate un secondo. Che... No, qua non è possibile. Se non mi casca il cavalletto è troppo, ok. Ho recuperato il mio specchietto e adesso mi faccio le sopracciglia. Non ho voglia di uscire mai con lo stesso perché sennò sto troppo in casa e non va bene. Ora attacco un po' la tele, la abbasso un po'. Ecco qua. Con un'attestazione vaccinale, quindi che sia il Nulla. Covid, dai sicuro perché sta la frontiera, quindi Ora vi poggio qua. Abbasso un po' la tele, che è meglio. Non si sa mai, ragazzi miei, che YouTube mi toglie il video. Quindi vado direttamente alle fammi le sopracciglia, che non vedo nulla praticamente. No, così non è possibile. Allora, diciamo che ho fatto quello che ho potuto, non so se si vede. Aspettate un attimo. Ho cercato di fare quello che potevo. Un attimo solo. Ok. A parte le occhiaie, comunque, queste sono le mie sopracciglia. So che sono fatte un po' così, ma pazienza. E nulla. Ora rimetto gli occhiali. Se non vedo nulla. E adesso ovviamente esco di casa nella speranza che, come suol dire, non mi fermi nessuno per dirmi cosa stai combinando, perché stai registrando, che è una cosa normale, no? Credo che sia. Che ore sono adesso? Le 10 e qualcosa, vabbè, comunque, nulla. Allora, sono le 10 e 19, va bene, dai. Dunque, ragazze mie, adesso cosa facciamo? Siccome non ho voglia di truccarmi, perché veramente non c'ho voglia, sì, lo so, voi direte, ma che razza di appassionata sei di trucco, se poi non ti trucchi. Volevo truccarmi, raga, ma adesso non ho voglia. Casomai mi trucco, come dire, stasera. Stasera, vabbè, oggi pomeriggio se ne voglia, se no cicciamo. E niente. Quindi. No, vabbè. Non esco per niente, mi sa tanto. Boh. Mi viene sempre questa,
bruttissimo gesto da fare, e lo so che non è bello, ma questo è che faccio ogni tanto quando mi sto scricchiolando le mani, cosa che è odioso da fare, da sentire, da vedere, da tutto quello che volete, ma ogni tanto lo faccio, anche quando anche consapevolmente me lo faccio. Non me ne vogliate, ma non è colpa mia, anzi potrebbe essere anche mia colpa, ma mi viene da scricchiolare le dita. Vabbè. Nulla ragazze, questo era tutto il mio video sprolocchio, come lo vogliamo chiamare noi. Anzi, lo aggiungo anche al video sprolocchio di Caterina C4Kate. Ma vabbè, anche lei mi piace come parla perché è troppo simpatica, è simpaticissima. Un bacio a lei, non credo che vedrà mai i miei video perché non l'ho mai rivista sotto i miei video, ma forse li guarda, non credo, ma io metto un cuoricino a lei così, un bacino, un cuoricino, sperando che li veda, e anche se non commenta, ti saluto. Ciao Caterina C4Kate, ciao C4Kate, ciao. E sappi che ti seguo anche su Instagram, come caterina.c4kate. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, anzi, dopo di questo, ciao, state sintonizzate. E volete sapere che video sarà? State sintonizzate, appunto. Ciao. Zombie apocalypse.